nuova missione super segreta qui su GTA 5. Guardate quella villa ricchissima. Oddio, ma quanto è ricca quella. Guarda lì, sputa soldi da tutte le parti. Non solo è piena di soldi, ma c'è anche dentro una cassaforte fenomenale protetta da 1000 strati di ghiaccio. Cosa c'è dentro la cassaforte? Dentro la cassaforte c'è 1 miliardo di euro. Un miliardo? Questa casa, oh, è di uno. Ma allora non mi passa la valigetta. Questa casa è di un magnate del ghiaccio, uno che vende il ghiaccio, il più grande distributore di ghiaccio. Ha fatto un ottimo investimento sul ghiaccio lui. È veramente un genio. Ti vedo là sopra, Alex, stai contando le guardie che ci sono dentro la casa? Le guardie e le macchine fighissime che ci sono. Guarda queste qua, ce n'è una verde, Lion, che neanche di La vedo, c'è da guadagnare, anche fuori c'è da guadagnare. Allora, come al solito, dovremmo uccidere tutte le guardie, rubare le chiavi delle macchine, ma soprattutto spaccare i 1000 strati di ghiaccio per poter penetrare nella cassaforte. Uomo, no, se riusciremo di brutto, andiamo. Ormai siamo esperti, lo hai so, scelto i migliori. Lo so, allora, andiamo a prendere il nostro mezzo. Ho deciso di prendere un'auto di lusso per non dare troppo nell'occhio, in modo da essere... Ma è un colore un po' che dà dell'occhio quello, Lion, guarda lì. È lussuoso, quello è azzurro, ma Alex. Ma il colore è un po' tipo Alex. È molto lussuoso l'azzurro. Che schifo, Alex. Che schifo. Effettivamente potevo scegliere meglio, eh. Poteva essere un colore in più dignitoso. In realtà è un misto Alex e Puffo. Sì, Alex Puffo, è vero. Va bene, non c'è tempo di parlare di cagate adesso, però. Ma infatti non ce ne frega, siamo sul pezzo allora, adesso. Ci avviciniamo. Mio, guarda che sono le macchine anche. Ma c'è una macchina fuori, ferma, oh, purtroppo, no, quindi oddio. Ci dà un po' di problemi. Però non importa. Oh! Ah! Quello era un militare. C'hanno un sito. Piglia copertura, piglia copertura dietro gli alberi, my friend. Pezzi di merla. Ma sono matti? No. Ma ci hanno scoperto. Ma come hanno fatto? Alex, ma tu hai visto chi sparava tra quei bastiani di dentro la villa? Qualche militare è qua sotto, ma mi sa che sta anche sopra il davanzale. Alex, non ci ha avvertito. È inutile. Cico, mai. Cico, vieni qua. No, no, dai, sto già qui, dai, ti prego, no, non ti ha rubato il nascondiglio. No, no, non dai. È quello, non è quello, molto dai, più grave. Ti prego. Allora, qua se siamo... Allora, sei un cornuto, prima di tutto sei un cornuto, ok? Eri saputo, e nei commenti, stai zitto quando ti parlo. E nei commenti scriviamo tutti Cicco Cornuto, per favore, perché è necessario. Non fate domande, per favore. Scrivete Cicco Cornuto e basta, ok? Sei veramente un cornuto. Se Alex è parte della squadra, lo so che è stupido, lo so che fa schifo, lo so che non lo ama neanche sua madre. Ma non tuttavia, dovevo dirlo. Dovevi stare zitto. Come non fai mai. Ecco, mi sono arrivato e mi ha fatto benissimo piacere questo discorso. Sono grazie, contento Lion. Che ti abbia fatto benissimo piacere. Abbracciamoci. Vedi adesso i pompieri che urinano dappertutto per spegnere quel fuoco di prima? Noi pure quelli faremo pagare adesso. Venite con me. Ci introduciamo dentro la villa e gli facciamo passare come la voglia. Come entriamo? Da dove entriamo? Come non ci facciamo vedere? Allora, Alex, hai visto se c'è qualche entrata meno sorvegliata? Allora, c'è magari un'entrata per dietro, però dobbiamo saltare la siepe. Uomo! Ma questo cancelletto penso sia inosservato da nessuno. Possiamo entrarci da qui. C'è un citofono con una telecamera. Dai, ho zitto, capito, Alex. E poi lì c'è proprio la piazzola davanti. Guarda quanta gente. Ci penso io. Cieco! No, scusa, no! Scusa, veramente. Lasciamolo indietro, ti mandalo prego. Via, non lo voglio portare. Mandalo via. Allora, te lo giuro, se prendi un'altra volta iniziativa, ti sparo in faccia. No, vado lì, resto dietro. Anzi, fallo salire sulla camionetta dei pompieri e fallo mandare via. Ti fucilo i testicoli, ti trasformo in una vacca. No! Ti prego. Entriamo con garbo. Mi raccomando, entrate. Effettivamente qui la situazione sembra abbastanza sguarnita. Possiamo prendere copertura nei cespugli così. Sono tutti modo. Là davanti dentro l'ingresso. Dobbiamo stare attenti. Li vedo. Allora, sono dei militari questi qui, non è gente dell'altro uomo, mondo. Uomo, quelli c'hanno i razzi, ci distruggono e stiamo qui. Allora, ci penso io però, Uno. Vai, dai, non distruggili. Vuoi che ti do una mano? No, tranquilla. Sono bravissimo. Sono tutti tuoi. Sono tutti miei. Ne ho ucciso 4. Siamo stati bravissimi. Adesso grande Lion. Cambiamo copertura. Venite con me. Ne vedete altri intorno alla nostra assolutamente. Visuale? Assolutamente. Penso a destra, dietro una macchina. Ho visto male. E anche vicino dietro all'ingresso del garage, Lion. Sì, ho visto. Attenzione, aspetta. Lì c'è anche sparali, un'auto, sparali. Vedete dentro il garage. Ma che ricca macchina. Aspetta. Questo fucile fai da te è veramente grande, perfetto. Lion, vai. Allora, dentro il garage, aspetta che questo qui era resistente, Dentro il metanti proiettile. C'è una macchina rosa di grande valore. Lion, quella lì quanto varrà in milioni. Si parla di quella milioni. Secondo me è una delle dei pezzi grossi e forti qua. Venite con me, la guardiamo da vicino. Ma è la macchina di questa, Lion? Sicuro della cassaforte, perché è troppo ricca. La macchina di questa? No, la chiave di questa macchina, volevo dire. Scusatemi un attimo, amici, vieni con me. Oh no. Di nuovo è successo.
Vieni con me, basta, non è possibile più. Allora, io ti ho dato molte possibilità, veramente le hai gestite malissimo. Adesso dimmi, dimmi cosa ti preferisci che ti succeda per morire, dai. Ti sparo no, in no, testa. No, no, dai, non spararmi alle le cose lì. Le balls, eh? Fucciliamo le balls. Non le balls. Facciamo balls, un fullato balls. Di balls. Ti prego, no, eh? No, no, sono fragili. Io fucilo le balls al 3. Ok, a meno no, che tu non dai, mi chiedi prego. Perdono in modo che io perdonami. Possa perdonare. Uno, perdonami, ti supplico, Lion. Non mi stai convincendo. Due, non succederà mai più. Rimango dell'intenzione di fucilarti le balls. Lontano, due veramente. E mezzo. La prossima volta mi fucilerai le balls. 75. E tutto quanto quello che ho, ti prego, non farlo. Sarò utile, ti dirò come spaccare il ghiaccio. Ti ho fucilato solo un piede. Solo un piede. Almeno non le balls. L'hai fatto bene, doveva imparare la lezione una volta la per tutte. La prossima volta le balls, quindi stai attento. Stai attento perché quando arriva il turno delle balls non c'è più tornare indietro, eh. Lì è terribile, ok? Quindi si spaccano definitivamente, è veramente devastante. Allora, adesso manteniamo la calma. Dobbiamo introdurci, quindi mitragliette silenziate ne abbiamo? Oh, certo che ne abbiamo, uomo, guarda sì? qui. Assolutamente okay. No, io non sparerò. Anna mi sta dando fastidio adesso, perché si è espressa a so, monosillabi quel, come non una non deficiente so si... Sta dando beh, fastidio, sta biascicando. Anna, non hai le balls no. da sparare. Non ce le ho le balls, però io non so, questa è silenziata? Sì, oh. credo, non lo so, allora sempre oh. Adesso entriamo, pronti? Sono prontissima. Dai, un po' di... cioè, metti che c'è un qualche criminale serio che ci guarda i video. Dice, ah, adesso cerco nuova gente. Hai ragione, hai ragione, mi sono smollata. Ma adesso sono proprio tosta oh. Sfondiamo quella porta. Bravo. Non dico che voglio diventare un criminale famoso. Però, nella però vita... se ti contatta uno... almeno non fai brutta figura. C'è l'occasione, bisogna fare tutto un cioè, po', no? No, vabbè, insomma. Vabbè, apro, vediamo un po'. Occhio, Vediamo. Ah! Maledetto! Non dovete spaventarvi. Questo grido non è stato molto tosto. No, no, Cicco, adesso basta. Cicco, io non ne voglio mai fare. Ma levati dalle balle. Ma io non si può fare niente. Vattene via! Volevo scapriolare, dai, vado via. Cioè, ti ho detto 3 secondi fa, non devi prendere l'iniziativa. Ma ripeto di nuovo. No. Sta rovinando tutto. Ma scusa, dobbiamo ma fare quel bambino, che hai detto, ma ti prendevano a pisellate in testa per stordirti. Non mi includevano nei giochi. Ti facevano, addormentare con il gas. Cos'è successo? Che sei diventato così demente. Dai, dai, posso tornare, raga, nel team. Stai dietro a tutti. Ok, qui. Oh, fuori dalla porta. Pure sì. Mi stai sbattendo la porta in faccia. Stai fermo. Sto così. Guarda, non ti posso dire manco che sei stato adottato, perché non ti adotterebbe no. nessuno. No, è mia mamma. Ma tua mamma gli fai cagare a tua mamma. No oh. Scusa, sono la mamma. Adesso devo ammazzare questo bell'imbusto. Ok, siete pronti? Là dietro un Lion. Pum. Ah, bravo, grande. Che bravo, ce n'è un altro. Un bell'imbusto. Pum. Mamma mia, avete visto che, bravo. Che pistola letale. Tu sei il miglior bell'imbusto. Grazie. L'ingresso, Lion, qua dietro. Ah, lo vedo. Pum. Vai. Opla. Pum. Un altro. Anche aspetta. Quell'altro. Opla. Resistente. Resistente. Questo era un pelato di quelli con la testa di amianto, eh. E pum. Ah, perfetto. Non Bravi. Sento i complimenti di quell'imbecille. No, guarda che schifo che Bravo, fai. Bravo, Lion. Hai una mira veramente. Dove erano i tuoi complimenti quando occhio è il momento? Falco. Perché poi ti avrei distratto e avresti detto: oh, devi stare zitto. Dopo che ho finisco devi farmeli. Lasciaglielo dire. Piuttosto tu parli e lui ti zittisce, che gli piace anche quello. Esatto, esatto. Vieni a vedere, vieni a vedere. Vieni a vedere. Ah, Lion, hai stato tutti insieme. Lo a vedi vedere, questa boccia di balls? No, dai, non so le mie rotte. No, ma poi sono le tue bolle. Hai capito cosa succede? Ma io ci sono belli busti. Silenzio, silenzio. Meno male che qua non hanno l'udito. Nascondiamoci. Ok, uno. Veramente, complimenti. Oh, mamma mia, che ti bello. Ti stavi mettendo in mezzo. No, dai. Ma come non posso dire? Dai, io mi accollo qui e non mi muovo più. Ma basta parlare per fare i tuoi complimenti. Non è che devi venire davanti al fucile. Toccati la spalla come fanno quelli che fanno. Ma scusa, tocchi la spalla a uno che sta sparando. Ma sei scemo. Proprio un coyote, veramente. Ma si fa così. Fatti controllare. Dai, aspetta. Nel salotto ci sono dei belli imbusti con delle belle donne. No, lasciamoli stare. Quelli saranno distratti sicuramente nel divertirsi. Invece ammazzo questo no. bell'imbusto che oddio, è solo. Oddio, vai, che abilità assassinica. No, vabbè, troppo forte. Wow. Aspetta, però, effettivamente questo bell'imbusto potrebbe molestare le signore. Lo ammazzo. No, ma le signore sono di età avanzata. Magari gli piaceva, ma non mi interessa. Non possiamo permettere che ci siano questi rischi. Un altro bell'imbusto. I bellimbusti sono terminati. Ma lì, un bell'imbusto capo. Ecco qui che l'ho tolto di mezzo. Ma inizio a pensare
pensare che in questa casa ci sia una festa di qualche tipo. Ti belli imbusti, questa è una festa. E belle donne. Oddio, che cos'è, quanti qua? Imbusti sono nel secondo piano. Li sistemo imbusti? Io, non ti devi preoccupare. Se l'hai tirato su una madonna, che paura! Highlander! L'ho crivellato di colpo. Ok, è stato terrificante. Amici, vedete quel corridoio protetto da quella barriera di ghiaccio? Vediamo. Oh no, vedo di è quello bruzzo. Prescelto con le robe tette, ricco. Oh, ti giuro, ti caccio a calci. Basta. Ti caccio a calci. Ho detto che è una cassaforte protetta da mille strati di ghiaccio. Che cacchio hai detto te? È il corridoio quello con prescelto? Le robe ricche. Prescelto? No, dai. Quella vacca di tua madre ti ha prescelto. È andata al canile, però. Volevo ricercato. No! E poteva sceglierne uno migliore, guarda. Anche un barboncino era meglio di te. Comunque, ammazziamo questi belli imbusti che proteggono la cassaforte. Tra l'altro fanno un lavoro un po' pessimo, perché non è che la proteggono proprio bene. Noi siamo già arrivati. E sono assi! Tirato su! Alcuni hanno una verve bella protettiva, verso la cassaforte dei loro sogni. Sono scelti perché sono resistenti. Allora, siamo finalmente davanti ai mille strati di ghiaccio. È talmente abbondante che non riesce a vedere. Quel martellino? Guarda un po', c'è l'oblio dentro. Guarda com'è buio. Vai, spaccali tutti. Non si vede niente. Proviamo a dare una martellata, my friends. Che dite? Ehi, vai, col martello potente. Oh, quello è alti martellate, però. Vediamo, vediamo, vediamo. Non è detto, non è detto. Allora, sai cosa ti dico? Proviamo prima a dare una spinta. Una spintarella, magari va tutto giù a pezzi in un men che non si dica. Vai, provo. Era il bersaglio sbagliato, ma hai fatto comunque bene. Grazie. Ho preso un pugno in faccia. Ma spero che t'abbia stordito, guarda. No. Proviamo. Ah, ho rotto un pochino. Che potente calcio. Però non è successo praticamente niente. Vedete, gli strati ancora sono tutti al loro posto, tranne uno che ho rotto a pugni. Però un altro pugno, vediamo se. Ma allora. No. Allora, venite, capisco che volete guardare perché è interessante. Allora, uno si mette sulle qui, scale, dai. Qui. Mi metto io. L'altro qua sulle scale, va bene? Così potete vedere. Ok. Posso? Ok. Vado di martello, magari il martello funziona. Vai. Meglio. Manganellata, ok? Guarda lì. Meglio però, Ottimo, guarda. Guarda, arriviamo, è troppo buono, protetto. Buono. Ah, però, secondo me è anche un po' rilassante, ti sfoga lo stress lo è. Però vedo che, vedete che il buio dentro è ancora abbondante, cioè non sto penetrando. Ma forse perché ogni strato è più duro di quelli prima, capito? Provo di martello, il martello secondo me è più determinante. Vado, guarda un po', guarda. Come si frantuma. Non li senti i soldi che stanno arrivando, le montagne di miliardi. La cassaforte che è là dietro. Aspetta, provo di mazza da baseball, questa secondo me. È quella da soddisfazione. È la sfoda di brutto, guarda lì. Ma con un giratubi. Aspetta che c'è un cadavere per terra, lo so. Basta, no. È morto quello. Oh, ecco qui. Guarda come sto. Oh, stai entrando di più potenza, vai. Senti. Però, raga, cioè, quanto manca? Quanto ci vuole? Io vi giuro che vedo un sacco di pezzi di ghiaccio volare in giro, quindi sto rompendo, cioè, però sono tanti uomo, strati. Qua serve usare qualcosa di duro come noi, sì. Bravo, esatto, ci vuole qualcosa duro, che fa un po' più kaboom. Usiamo la minigun, così li frantumi tutti. Ma scusa, ma chi è il capo di questa operazione? Tu. Era per consigliarti. Chi è il capo di questa operazione? Sei tu. Oi. Allora zitti, per favore, perché qui decido io. Proviamo a fucilare il ghiaccio. Che potenza! Quanti ne ha rotto? Uno? Di più, almeno tre. Provo ancora. Oddio! Guarda! Mio Dio! Oh, ma lo sapete che in città c'è un'altra villa dove ci sono degli strati sempre a proteggere la cassaforte, ma in quel caso non sono di ghiaccio, sono di ossidiana. Ma potente quella! Chissà cosa nasconde! Allora, voi nei commenti dovete farci sapere se volete che andiamo a evadere e a invadere, soprattutto, anche quella cassaforte. E nel caso lasciare anche un pollice in su. Dico bene, my friends, così? Giusto! Io la so io tutti i giorni, la cassaforte d'ossidiana. Oh, attenzione, non ti dovrei, sei tu. No. Cioè, tua madre sono curioso, poco cagato, dai, curioso, dai. Proprio un curioso stupido sei. Sei il curioso George, quella specie di scimmia un po' stupidona che muore tutti gli episodi. Ma finisce sempre male, sempre. Quel George stupido. Non mi ricordo che finiva così, però te okay. Lo dico io. Comunque, affucilate, vi assicuro che sto sfondando questi ghiacci che è un piacere. Sei vicino. Guarda. Io c'ho già la valigia pronta, Guarda, siamo quasi alla porta, my friend. Un'ultima fucilata e potremo riempirci il rimpinguaccio. Grande Lion, ci ecco. Compro di tutto, quello va. Come sono quello tipo di ricchezza. Ma sono 10 miliardi di euro. Allora, certo, tenere il cassaforte in bagno è un po' cliché, un po'...
hipster, possiamo dire anche ma guarda che ben di Dio. Però è molto di grande valore questa roba. Allora vediamo. Ha capta tutto. Cassaforte numero uno, questa, te lo dico io, quando l'apriamo almeno 500.000 euro ci sono dentro, eh. Questa uguale, 500.000, 1 milione. 1 milione e mezzo, 2 milioni. Ma il surplus sta dentro il cesso, in questo sacco. Ma chi ci andrebbe mai a guardare là dentro? Queste sole sono un sacco di diamanti della Federal Reserve. Miliardi valgono questi diamanti, anche quelli, guarda. Prendiamo tutto! Un valore eccessivo, ragazzi. Diventeremo i più ricchi di GTA 5 veramente questa volta. Non con un euro che poi vale un po' di più, che poi vale un po' di più. Questa volta qua parliamo di miliardi. Miliardari. E questo posto adesso è nostro. Però cosa manca? Vediamo chi lo sa. Cosa manca? Ma quella lì bellissima, no, rosa. No, 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 no. Un'altra cosa. Cosa manca per la cassaforte? Cosa manca? La la chiave? No, la combinazione. Bravi. Tranne te, che sei stupido come sempre. No, dai, e io non ce l'avevo mai avuta una. Adesso dobbiamo trovare la combinazione. Non abbiamo perso niente. Allora, no, vabbè, però abbiamo avuto accesso alla, alla cassaforte. Dov'è la combinazione? Una bella domanda. Non è che forse la possiedono quelle nonne vecchie in soggiorno? Magari ce l'hanno nascosta qualche parte. Nella giarrettiera. Nel recipetto. Io mi offro per controllare. Ma potrebbe essere, ma mi sembra un po' brutto ammazzare anche le signore, cioè. Le chiediamo gentilmente. No, non ce lo darebbero mai gentilmente. Sai come sono fatte? Un po' tipo Obunga dell'altra volta. Non danno mai niente per niente. E tu cosa ci facevi qua in giro? Ma che male gli hai fatto? Volevi uscire? Attenzione. Ve l'ho detto di stare attenti. Signore, scusate l'interruzione. Buongiorno, so che state guardando questo uomo un po' sdraiato per terra. Volete anche palpargli il sedere? Probabilmente, ve lo leggo negli occhi. Ma non è tempo adesso di palpare i sederi. Bella donna lei, sembra Paris Hilton. Un po' invecchiata però. E lei Avril Lavigne. E tu no, tu sei Taylor Swift. È vero, è lei. E tu invece cosa sei? Sandra Mondaini. Va bene, allora ascoltatemi questa qui. Chi abbiamo qui? Ah, Chiara Ferragni. Allora, signore, abbiamo bisogno della combinazione per la vostra cassaforte dei diamanti. Non vogliamo spargimento di sangue. Siamo delle persone in gamba, ma siamo disposti a farvi palpeggiare dal mio collega orribile Alex Nauz. Io lo faccio, lui lo faccio, fa io. Lui non si trattiene, anche dico se avete uscirla. 60 anni. Anche palpeggiare. Sì, lui vi si strofisce proprio addosso, è terribile. Quindi se non volete che succeda tutto ciò, anzi guardate, sarò più convincente. Sarò più convincente perché giustamente ho la benzina e mi do fuoco. Ecco qui, vedete, ma vedete. Ma non ti prendono nulla così. Non me ne frega nulla. Se ne va. Sei indignato. Ma magari va a prendere la combinazione. Può no, essere. Non sembra. No, può essere. Insultato. Ma te la passa. No, sta andando a prendere la combinazione. Allora seguiamo. Probabilmente la padrona di casa questa qui è la Taylor Swift, se non mi ricordo male, Bravo. Sta scappando. No, sta andando a prendere la combinazione. Ah, è dentro una macchina oppure è il codice di una targa delle macchine. O forse ce l'ha nascosta in un cespuglio, lo fanno sempre gli americani questo fatto qua, Mi sa che sta uscendo. Uscendo di brutto. Tengo la pistola. No, aspetta, lasciala fare che sta andando. Magari ha la macchina parcheggiata fuori. Tanto se lei parte a correre, noi la spariamo. Quindi non c'è pericolo, per noi. Vedi, no, sta andando di qua. Tranquilla, vuol dire che è qui la cassaforte. No, cioè, la combina. Portaci il codice. No, sono stupido, dai. Ma io cosa ti porto a fare? A te? Ma mi conosci, che sono stupido. Non è facile, non gli smezzi il bottino. No, lui. Non prendi nulla tu, Di tutti i miliardi. Un centesimo. Un miliardo di euro, non prendi neanche un centesimo. Oh, Laio, ma quando tocca seguirla questa? Non lo so, però sta andando alla combinazione sicuramente. Allora, un'idea, facciamo così. Alex, tu segui la signorina. Ah sì, va bene. Tieni là a colpo di tiro però, non si sa mai. Oh. La tengo io, sì, a colpo di tiro. No, mamma mia, che signorina. Ma quanto ho sentito fare maledetto, spariamo noi. No, non si fa. Quanto segui la signorina, t'ammazzo, se non segui la seguo signorina. Io, ci porterà Ma cosa stai? Ma che schifo. Ma chi hai affidato la signorina? Sei un pervertito. Alex, io chiedi scusa immediatamente a tutti. Chiedo scusa, signorina. Sei un idiota, sei. Un imbecille. Oh, sei. Non volevo. Cretino, schifoso, molesto, maniaco, sensuale. E che non sei un altro. Pazzozzo. Vergognati. Mi vergogno tantissimo. Prendo la macchina. Ci ciulliamo questa macchina. Direi. Abbiamo già le chiavi. E io?
Tu che niente. Faccio io? Tu niente. Puoi prendere quelle posso dietro. Posso accomodarmi? Sì. Anna. Oh, bellissimo. Prendo oh. questa dietro. Ma me le da spazio. Che comodità. Posso uscire? Che giustamente questa me la voglio tenere. È buona. Ti faccio te lo spazio io, Lion. Guarda qui che è utile. Grazie, sono. Grazie. Passo, passo, aia, passo. Ci credo. L'altra, quella. No, aspetta, ci passo. Ok, passa bene. Passo. Oh, che bravura! Manovra. Ecco qui. Ok, aprimi il cancello, per favore. Ecco, aspetta, signore, le apro tutto il cancello. Grazie, prego, grazie. Aspetta, ecco, spostami qui quella arancione che è bruttissima. Assolutamente, ti sposto tutto quello che vuoi. Ole. Alex, la signorina. Dai, la signorina, non mi saranno nulla. Ammazzala, dai. Secondo me non ce l'ha. Io non vorrei che fosse solo un ospite, la signorina. Ha visto la mala parata. Adesso non saprà niente. Non è successo niente. No, 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 è come nuova. È come nuova, non è successo paura. Niente. Meno male, meno male. Te la posso leccare, te la aggiusto io se vuoi. Adesso che la schifo. Porto nel mio garage perché questa macchina, secondo me, vale la pena di essere conservata. Se non ricordo male, il mio garage era questo qui. Che sto andando adesso. Ci vediamo là, Cico, mi raccomando. Ma com'è veloce! Sto già arrivando lì, fratello. Che mostro di macchina. Alex, a te lascio l'incarico se non ti addormenti un'altra volta, No, dammi tutto qualunque incarico, non mi addormento. Conoscendo te lo il tipo di cervello che hai a disposizione. Povera creatura, ci posso credere. Cosa è successo? Alex ha rotto il gioco. Dai, non ci posso credere. Che cafone. Questo ci paghi tu i soldi. Ha palpeggiato qualche signorina di cui ci dissociamo da non ciò. Non è vero mai. E ha rotto il gioco. Infatti c'è scritto nel messaggio di errore, c'è scritto user palpaging signorina against will. E no, adesso noi chiamiamo la polizia per te. E mi denunci? Ti denuncio, certo, no. Certo che ti denuncio. Lo faccio adesso, appena finito il video. Chiamo la polizia, perché queste cose io mi dissocio e tu fai schifo. Chiedi scusa a tutti. Chiedo scusa, non lo faccio più se non mi denuncio. Ma fallo a te stesso al massimo. Fai schifo. Lion out.